è vero che sono un po' emozionato, perché questa non è una sinagoga qualunque, ma è la mia sinagoga. Voi sapete che ogni ebreo ha la sua sinagoga, non ama molto quelle degli altri, e dunque mi dispiace se qualcun altro pensa che questa sia la sua sinagoga, in realtà è la mia. Ci ho fatto il bar mitzvah e ho preso la benedizione a ogni Kippur dal mio papà e fino a quando c'era dal mio adorato nonno, e quindi sono davvero emozionato e onorato. Ringrazio Daniele Cohen, tutta la comunità ebraica di Milano e anche il rabbino Arbib, che hanno voluto che io fossi qui a parlare al loro rischio e pericolo. In realtà il rischio non c'è, perché io sono da tempo, da sempre attento alla mia identità, sono che legge, che discute come nella nostra tradizione, e in più da qualche anno ho messo in cortocircuito la mia sensibilità comica con alcuni dei temi che sono cari alla nostra identità, con risultati a volte anche interessanti, non solo interessanti nel mondo ebraico ma anche al di fuori. Pensate che qualche anno fa ho fatto un intervento nella cattedrale di Genova, chiamato come allora cardinale Cantone di Genova, e davvero mentre stavo per cominciare mi domandavo che diavolo ci facessi lì. Mi aveva chiesto di parlare del profeta Giona, sul quale io avevo scritto un libro, e l'unica cosa che mi disse, essendo un prete simpatico, mi disse: guardi, non li faccia ridere troppo perché dopo devo parlare io. Allora, siamo qui a parlare di Pesach, anche se è curioso, è strano, perché questo è il periodo di Rosh Hashanah, l'inizio, la rinascita, e poi a seguire verrà il momento del digiuno di Kippur, ovvero della purificazione, dopo la quale ricominciare. Però c'è da dire che tutte le feste ebraiche, o meglio le ricorrenze, sarebbe forse più giusto dire, trattandosi anche di Kippur, hanno a che fare con qualche cosa che comincia e qualcosa che finisce, qualcosa che manca e che va riconquistato. Non solo, con una dose di masochismo, noi ebrei per festeggiare ci priviamo sempre di qualcosa, per poi godere della riconquista. A Kippur si digiuna per poi godersi la puffata, a Pesach si mangia pane senza lievito, si fa una rinuncia fisica che passa per il corpo ma che ha una sua valore spirituale. Insomma, c'è sempre un vuoto da riempire, e si tratta di un vuoto tangibile, significante. Riflettevo, preparando e facendo questo ragionamento, preparando questo incontro, che il vuoto significa necessariamente attesa, attesa di riempire quel vuoto. E si può dire che il popolo ebraico sia un popolo perennemente in attesa. Non è un caso che noi si attenda ancora il Messia. E su questo ci sono opinioni discordi. Arriverà, non arriverà, quando arriverà. C'è una storia carina che si svolge in uno di quegli shtetl, di quei paesini ebraici, nella steppa, un piccolo paesino talmente sperduto che gli ebrei locali hanno paura che, se il Messia mai scenderà sulla terra, si dimenticherà di passare da loro, perché sono veramente sperduti. Allora decidono, con un certo costo, di costruire una torre, e mentre qualcuno che ha visti, se c'è il Messia, gli faccia dei segni, viene anche da noi, e incaricano, per fare questo stupido lavoro, stupido ma neanche tanto, lo schnorrer, il mendicante del paese, un poveretto che vive di elemosina, qua è ben felice naturalmente di fare, perché ha la garanzia di avere un'elemosina tutti i giorni, e quindi sta lì sulla torre, giorno, a volte anche notte.
straniero che ha sentito parlare di questa cosa curiosa e vuole chiacchierare con questo, e quindi gli dice: ma che cosa pensi di questo nuovo cimato? Bene, sto lì, guardo se arriva il Messia. Dice: certo, non è un mestiere con il quale diventerai molto ricco. E il capo gli risponde con intelligenza, dice: sì, però avrò un lavoro garantito tutta la vita. È evidente che questa attesa è l'attesa del meglio a venire. Forse non importa tanto che arrivi il Messia, ma è importante avere questo desiderio che arrivi. E questa attesa, attenzione, potrebbe indurre a disinteressarsi del presente proprio perché si è proiettati nell'attesa di un futuro. Invece, al contrario, in quell'attesa, nel frattempo, il popolo ebraico si muove, si agita, opera, lavora, discute, in una parola vive. L'attesa dunque non è passiva. Prima di tutto perché non è affatto chiaro quanto durerà questa attesa, l'abbiamo appena detto, e quindi tanto vale darsi da fare. E in secondo luogo perché si pensa, anzi si è convinti, che una buona condotta delle donne e degli uomini possa favorire l'avvento del Messia e dunque fare accorciare quell'attesa. E questa direi è la base dell'etica ebraica. La qualità della vita che facciamo adesso, qui nell'aldilà, nella condizione che il meglio debba ancora venire, mentre siamo ancora qui, nell'aldilà, si spera. Tutto il contrario di quello che disse una volta Ennio Flaiano, grandissimo scrittore comico, collaboratore di Fellini, grande battutista, che una volta una signora di una certa età che si lamentava del tempo che passa, le disse: sia serena signora, il meglio è passato. Ecco, noi siamo convinti che il meglio possa ancora venire, ma che intanto possiamo costruirci un pezzo di questo meglio nel presente. E questo atteggiamento di saldezza, di attaccamento all'esistenza, che ha permesso al popolo ebraico di superare terribili rovesci, di sopravvivere letteralmente, una saldezza che nel popolo ebraico è stata ancora più rafforzata dalla certezza che il Signore il Dio fosse dalla sua parte. Siamo o non siamo il popolo eletto, il popolo prescelto? Certo, a volte a qualche ebreo con rispetto viene, a molti di noi viene da chiederci, vedendo come sono andate le cose per noi nei secoli, quali grosse fortune ci sono capitate qua e là. È venuto da pensare: meno male che siamo il suo popolo prediletto, pensa se gli stavamo sulle scatole. Sempre con rispetto, naturalmente. Ma quanto all'arrivo del Messia, così evidentemente dilazionato, rimandato, bisogna farci l'abitudine, questa è la realtà. Mantenere gli nervi saldi anche nei momenti difficili, nei momenti in cui è più che umano desiderare che l'inferno, quello sulla terra, finisca e inizi sempre sulla terra questo benedetto mondo migliore. Su questo mi viene in mente un episodio della mia famiglia. Una zia, la mia famiglia è in parte romana, mia nonna era romana, e quindi ho un pezzo di famiglia di Roma. Quella parte di famiglia ci si salvò dalle leggi razziali e dalle deportazioni, soprattutto nascondendosi. È stata la fortuna di molti ebrei romani. Questa vecchia zia non voleva muoversi, non voleva andare in campagna, voleva restare a Roma. Cercarono di spiegarle che forse era meglio di no, ma era una capatosta. E quindi accettò soltanto di
a fare poche centinaia di metri per nascondersi in un convento di suore che generosamente la accolsero, le spiegarono un po' di cose a lei che era ebrea, che come doveva comportarsi, insomma, quindi lei si atteggiò da suora, imparò anche qualche preghiera e vestita da suora proseguì, ma purtroppo nel 1944 ci fu un grande bombardamento degli alleati proprio su Roma, in particolare sul quartiere di San Lorenzo dove c'era questo convento, e quindi nel momento più doloroso, mentre fischiavano le bombe, le esplosioni dappertutto, queste suore tutte nella cappella a pregare alla vecchia zia, venne fuori l'ebraismo che era in lei e disse: oh Signore, ora dovresti mandare il Messia. E allora la suora vicina le disse: ma è già venuto. Questa è una storia che era fra le predilette in famiglia, e anche se non fosse vera è molto ben raccontata. Dunque è questa chiave, quella dell'attesa, ma soprattutto quella del vuoto da riempire, quello di cui parlavo proprio agli inizi, che voglio provare a dire qualche cosa sulla festa di Pesach, fra le mille che si possono dire. E ricorrerò a una storiella che ho raccolto in una raccolta, scusate il bisticcio, di comicità inglese, di ebrei inglesi. Sono una miscela quasi esplosiva di comicità, perché uniscono l'ironia ebraica e anche la forte autoironia con il gusto paradossale dello humor inglese. Ci sono un mercante d'arte e un suo amico molto facoltoso, sono davvero amici da tanti anni, anche vicini di banco in sinagoga, hanno fatto spesso degli affari, ovvero il mercante ha fatto fare degli acquisti a questo ebreo facoltoso, che non si intende granché di arte, però è convinto che l'arte sia un investimento e soprattutto si fida. Lo chiama il suo amico e gli dice: questa volta ti proporrò una cosa straordinaria, però devi essere capace di capire la qualità di quest'opera, perché si tratta di un'opera contemporanea di un artista molto quotato, giovane purtroppo, e questo lo sanno in pochi, malato, e quindi questo non è per dire, ma insomma morirà presto, quindi le sue quotazioni si alzeranno a dismisura. È un pittore giovane con una visione della pittura molto controcorrente, è uno della nostra parrocchia e insomma ha fatto questo quadro straordinario, tra l'altro che parla di un tema che a noi è carissimo, gli ebrei che attraversano il Mar Rosso inseguiti dagli egiziani, un'opera monumentale, 4 metri per 2,50, un'opera straordinaria, vorrei che tu la vedessi. Molto bene, dice, molto bene, si trovano, vanno nel retro della mostra della Carlo si chiama, insomma, grazie a tutto gente, intanto avete capito. E c'è questa grande tela coperta, e dice: guarda, il mercante dice: ci tengo a precisarti di nuovo che si tratta di un'opera un po' speciale, che sì, ma guarda, stai facendo tanti preamboli, lo sai che io mi fido di te, se l'opera minimamente mi piace, sai, sì, però io ci tengo a farti una precisione, perché insomma è un'opera che va capita, devi in questo caso dimostrare che anche tutti questi anni di frequentazione con me ti hanno dato la capacità di capire quando un'opera, anche se apparentemente sono, la stai facendo molto lunga, amico mio, togli questa tela e vediamo di che si tratta, togli. E la tela è completamente bianca, 4 metri per 2,50 bianchi, c'è solo una piccola firma sul lato destro, dice: vedi, è opera sua, vedi. Scusate, dice, scusami, abbi pazienza, tu hai fatto tanti grammi, però non mi immaginavo che potesse essere, scusami pazienza, tu mi hai detto che questa è un'opera che sì, ma vedi, ti ho spiegato che è un artista speciale, è geniale, perché qui lui lavora di sottrazione, sì, però se mi ha sottratto un po' troppo, abbi pazienza, no, dici, guarda che è palese, voglio dire, è chiaro, tu magari non sei
sei esperto, ma voglio dire anche un occhio profano, con un minimo di aiuto che io ti do, è molto evidente. Si tratta, come ti dicevo, del Mar Rosso che si apre, gli ebrei che passano e gli egiziani che inseguono, dice guarda, abbi pazienza, io sarò deficiente, ma non vedo niente. Fornisce una chiave per capire che io davvero non vedo niente. Vabbè, guarda, non c'è niente di peggio che spiegare le opere d'arte. Mi dà una grande delusione, amico mio, però d'altra parte ci tengo che tu la abbia e quindi voglio che tu, però davvero, secondo me con un minimo di sforzo ce l'avresti fatto. Abbi pazienza, non mi fare spazientire, dimmi dove sta tutto quello che mi dici. Allora, il Mar Rosso non c'è perché si è appena aperto. Gli ebrei non ci sono perché sono già passati. E gli egiziani non ci sono perché stanno per arrivare. Oh, questa storiella, intelligente, anche stupida se vogliamo, deliziosa. Ecco, in realtà questa storiella sembra fatta apposta per dirci cose interessanti sul piano concreto e anche sul piano simbolico. Quella tela rappresenta un altro vuoto da riempire. Come riempire questo vuoto? Con l'immaginazione, con il racconto, con l'interpretazione, con la memoria. Tutti elementi fondamentali nella celebrazione della festa di Pesach. La cena ritrovata di Pesach, il Seder, è la perfetta rappresentazione della tradizione ebraica che ha tutto per vocazione e per esercizio, esercizio a volte instancabile, quasi maniacale, è esercizio di memoria, di immaginazione, di racconto e di interpretazione. E dunque, perché in quella tela bianca che rappresenta il passaggio del Mar Rosso non ci sono né il Mar Rosso, né gli ebrei che lo attraversano, né gli egiziani che li inseguono? Ecco, sembra una di quelle domande che ci si fanno spesso tra ebrei quando si studia, quando si approfondisce. Sono domande che contengono un sacco di possibili risposte. Direi che gli ebrei sono specialisti, lo sappiamo, nel fare domande e nel rispondere spesso alle domande con altre domande, così che il circuito dei pensieri non si ferma mai. E allora io voglio provare a fare una piccola tentativo di interpretare quella tela bianca così bella. Nessuno ha scritto, mi ripromettevo di farlo io, il finale di questa storiella, perché verrebbe capire se il tizio deciderà di comprare, ma a noi interessa invece prendere questa provocazione per riempire quel vuoto e domandarci, primo, perché in quella tela bianca non c'è il Mar Rosso? E qui entriamo nel cuore di uno dei temi su quali si discute da secoli, da millenni. Non si può disegnare il Mar Rosso perché nessuno può dire esattamente che cosa sia successo. In molti che hanno bisogno di risposte scientifiche hanno tentato delle strade. Ci fu un grande studioso, Keller, che scrisse un libro che si chiamava La Bibbia aveva ragione, nella quale ha tentato di dare forza storica, scientifica, a tante delle cose, dovendosi poi fermare di fronte ad alcune cose che non erano spiegate. Forse ci furono venti di ponente che spazzarono le acque, forse gli ebrei attraversarono dove a quei tempi c'era una palude, qualcuno ne ha discusso, qualcuno ha fatto scavi, forse più probabilmente si trattava di passamanea. Ma credo che invece sia più interessante provare a fare l'ipotesi meno razionale. Magari è stato proprio un prodigio, un miracolo di Dio. E in tal caso allora sarebbe giusto non averlo impresso sulla tela, perché l'azione di Dio non si può descrivere. Direi, con un'espressione che mi viene dal mio modo di frequentare il cinema, la grandezza di Dio deve stare sempre fuori campo. In ogni caso, dato che sono andato a spulciarmi tante storie, leggendo,
leggende su questa faccenda, a riprova della poca propensione degli ebrei a credere nei miracoli, si racconta che sebbene Mosè avesse garantito agli ebrei che le acque si sarebbero aperte, nessuno voleva entrare. Vai tu, no, vai tu, ho appena mangiato. Fu soltanto grazie al capo della tribù di Giuda che si poté rompere questa attesa lunghissima, questo traccheggiare degli ebrei, che dimostravano quanta fiducia avessero nel proprio Dio. Il suo merito è per l'appunto avere avuto fiducia. È entrato, è bellissima, può freddina, ma poi ci si abitua. Tanto che alcuni saggi che avevano ipotizzato che quel bagno degli ebrei dentro il Mar Rosso fosse una sorta di mikveh, di bagno rituale, hanno dovuto discutere con altri che sostenevano che questo bagno rituale non è avvenuto se non nella figura di una sola persona, il capo della tribù di Giuda. Seconda domanda: perché in quella terra non ci sono nemmeno gli ebrei che attraversano il Mar Rosso e fuggono? E qui secondo me c'è una risposta interessante, un'ipotesi, che è però qualcosa di più, perché ha forza, perché ci piace, perché quella non era una fuga, ma piuttosto una corsa obbligata verso la libertà. E come è raccontato da Louis Ginsberg, che ha fatto un monumentale lavoro sulle leggende degli ebrei, in molti avrebbero preferito lasciare l'Egitto con il favore e il beneplacito del faraone. Questo può sembrare forse paradossale per chi sia estraneo agli ebrei, ma in realtà per noi ebrei questo è comprensibile, perché c'è un complesso di motivi per i quali sarebbe stato meglio andare via con il beneplacito del faraone, di ordine strategico politico, di ordine etico, addirittura forse dei problemi di carattere psicologico. Sono andato a prendermi quello che scrive Amos Oz, quel bel libro che ha scritto di recente sugli ebrei e le parole, quello che diceva Freud a proposito delle nevrosi tipiche dei suoi correligionari. Rispose a un'intervista e gli dissero: quali sono le nevrosi tipiche degli ebrei? E lui disse: beh, gli ebrei non hanno delle nevrosi tipiche, però è tipico che abbiano delle nevrosi. E sono generalmente suscettibili, sono molto critici verso se stessi e molto dipendenti dal giudizio degli altri, nemici compresi. Insomma, andarsene via dall'Egitto con l'approvazione del faraone a noi ci avrebbe messo più tranquilli. E del resto Mosè aveva tentato più volte di trattare il faraone, questo è noto, ma soprattutto perché, questo è importante, gli ebrei non volevano fuggire, sono i ladri che scappano, non gli schiavi che cercano la libertà. E dunque mi viene da dire che la verità storica è la verità che possiamo aver provato tutti noi, per le storie che possiamo aver avuto in famiglia, è che agli ebrei non solo non è mai piaciuto scappare, ma in generale detestano mettersi contro qualcuno. E ricordo qui il mio amato nonno, che molti anni fa, io ero piccolo, mi ricordo, eravamo per strada, e lui chiacchierava con un signore che evidentemente, anche per cercare la sua approvazione, gli diceva: ah certo, ma quanto ha sofferto, perché gli raccontava ovviamente delle traversie, la guerra, le leggi razziali, la fuga. Insomma, questo signore era, mi ripeto, in un eccesso di tentativo, gli diceva: certo, mi rendo conto, certo, con quello che lei ha passato deve avercela proprio a morte con i tedeschi. E lui rispose: non è esatto, non sono io che ce l'ho a morte con i tedeschi, sono loro che ce l'avevano a morte con me. E così si spiega anche la possibile terza domanda: perché su quella tela bianca
non ci sono neppure gli egiziani che scappano, cioè che inseguono, perché gli egiziani non sono disegnati, perché a nessuno piace descrivere il triste destino di quei soldati egiziani mandati all'inseguimento degli schiavi e affogati senza colpa nel mare. Durante il Seder è detto più volte che la felicità della liberazione dalla schiavitù è offuscata dai lutti e dai dolori patiti dal popolo di Egitto. Nessuno dovrà mai dimenticarli, né dovrà mai osare gioirne. Oh, ma prima di abbandonare questa tela che mi ha così fertilmente ispirato, mi viene da chiederle di fare un'altra domanda. Posso chiedere a quella tela bianca, carica di segni e di segnale, seppure appaia vuota, perché resti ancora bianca dopo tutto quello che è successo, dopo tutto quello che ha tentato di descrivere per sottrazione? Ebbene, perché allude evidentemente al successivo passo. Nel deserto il popolo ebraico riceverà la sua legge, nuovamente pienezza che riempie il vuoto. A Pesach dunque non si celebra soltanto il passaggio dalla schiavitù alla libertà, ma anche la conseguente, necessaria, faticosa, non scontata conquista della maturità. Per questo Pesach è una festa gioiosa, è una festa dell'identità, è una festa delle radici, e da secoli e secoli gli ebrei preservano quelle radici con caparbietà, raccontandosi fra di loro, raccontando ai loro figli e nipoti la stessa antica stupefacente storia, un racconto fantasioso, variopinto, ma anche meccanico, semplificato, persino infantile, perché deve essere accessibile a tutti. E credo che ogni ebreo ricordi se stesso da bambino, che ascolta il proprio padre o il proprio nonno, che racconta con parole semplici la storia del pane che non fece a tempo a lievitare, la storia del mar rosso che si aprì, la storia di Mosè che batté la roccia facendo sgorgare l'acqua, e trova naturale a sua volta di raccontarlo ai figli con le stesse semplici elementari parole, perché noi sappiamo che ripetere è benefico, è stato anche detto più volte prima di me, perché ognuno di noi sa che l'identità di un popolo, la cui esistenza è stata messa in pericolo di continuo nella storia, si difende ripetendo gioiosamente, meccanicamente, ossessivamente quel racconto. Oh, e dunque, per concludere, è ovvio, mi piace il Pesach, si sarà capito. Mi piace molto anche per motivi meno razionali, meno intellettuali. Mi piace, per esempio, e so di essere un po' controcorrente fra gli ebrei, perché a me il pane azimo piace. Molti lo considerano un mattone, ma anche il pane azimo è migliorato, e questo lo dobbiamo in realtà agli altri, perché il pane azimo è diventato molto molto popolare anche fuori dall'ebraismo. Il pane azimo è amatissimo anche a chi se ne frega della schiavitù dell'Egitto. In generale il pane azimo è adorato dai salutisti. Oggi il pane azimo si trova dappertutto, tanto che la tentazione è dire, ma invece di far venire quello da Israele che costa un sacco, compro quello alla Conad. Ma naturalmente i rabbini con la Conad ancora non hanno delle relazioni così forti. È diventata anche una moda mangiare il pane azimo, perché è un pane senza lievito, e oggi se sottrai sei nel trend, si lavora sempre di sottrazione. E allora, a colazione, biscotti senza lievito, biscotti senza zuccheri, biscotti senza glutine, biscotti senza colesterolo, biscotti al farro senza farro, biscotti senza biscotti, c'è persino chi fa colazione senza colazione. Oh.
perché è la festa dell'affetto e del calore, è la festa dell'attesa e della terra promessa, l'attesa della terra promessa, e anche quella è una ipoteca su un futuro da immaginare, molto più interessante di un presente che spesso è da censurare. È la festa del mangiare e soprattutto del bere, e forse oggi ci colpisce di meno, ma per secoli il fatto che in quella festa si potesse non solo mangiare stando sdraiati, ma si potessero bere liberamente, non uno, non due, non tre, ma quattro bicchieri di vino pieni fino all'orlo, era un godimento. E è anche la festa della disponibilità ad accogliere chi può arrivare, è la festa della porta socchiusa, del posto apparecchiato a tavola per il profeta Elia, che rappresenta anche lui qualcuno che verrà, qualcuno ci spera che arrivi proprio a casa sua il profeta Elia, qualcun altro spera che non venga, perché così può farsi anche il quinto bicchiere. Quello del profeta Elia, colmo fino alla salute del profeta. Mi piace questa, soprattutto perché rovescia lo stereotipo di un popolo destinato unicamente alla sofferenza. E invece, proprio immaginando una famiglia ebraica che gioiosamente sta festeggiare in Pesach, c'è questa bellissima frase con la quale concludo, tratta dal Midrash Rabbah, una frase per l'appunto che rovescia questo possibile destino di dolore per l'ebraismo, come se noi fossimo condizionati e condannati a vedere sempre soltanto ciò che c'è di negativo, perché noi naturalmente e pagheremo le conseguenze. Bene scritto nel Midrash Rabbah: quando la gioia arriva al mondo, Israele